Sono le 13 del 23 giugno, 23 maggio 2010. Sono con i miei figli Gabriele e Samuele in esplorazione a Montagna di Marzo per fargli conoscere i tesori del nostro territorio, ma qua piuttosto che tesori sono delle gramigne eccezionali. I nostri beni culturali sono lasciati veramente allo sbaraglio. Guardate, addirittura c'è l'area archeologica del teatro tardo antico ellenistico, dove teoricamente c'è un lucchetto, ma praticamente il lucchetto esiste, ma l'area è stata forzata, chiunque ci può entrare dentro, ci entriamo pure noi, dovrebbe essere l'area del teatro tardo antico, ci sono, diciamo, degli escrementi di buoi, qua i buoi e le vacche la fanno da padrona, insieme alle gramigne. Ci avviciniamo al nostro teatro tardo antico, lasciato veramente incustodito, voglio dire, si possono le cose. Certo, ci vogliono tanti soldi, probabilmente in questa fase storica non riusciamo ad avere tutti i soldi per curare queste aree, però guardate, è tutto rotto, ci sono anche i pannelli dello studio fatto un paio di anni fa, scendiamo nel teatro, tutti rotti, divelti. Mezzi bruciati, un vero e proprio, insomma, non sono assolutamente curate queste aree, anche le aree, qua c'è dovrebbe essere un vecchio pozzo, ma niente, è completamente lasciato. Addirittura guardate qua i pannelli espositivi con le didascalie che ci raccontano la storia di quest'area, sono completamente rotti, divelti, al contrario, insomma, veramente uno spettacolo da non vedere, anche se da vedere lo straordinario spettacolo che la natura ci ha riservato attorno da questa splendida area che abbiamo, dove molti tomberoli hanno costruito le loro ricchezze e dove probabilmente sotto c'è ancora un tesoro inestimabile. Speriamo che il corso della storia possa far rivivere tutte le bellezze che ci sono nel nostro straordinario territorio. www.agostinosella.it. Grazie. Punto rai punto it.